chiedo solo di parlare dentro il microfono perché siamo. No, è già acceso. Mi sentite? Insomma. Mi sa che è spento. Allora, l'intervento di Roberto è un intervento che io a cui ho partecipato. Aspetta che c'è lui. Ma tanto mi sentite comunque. No, ma serve l'audio per la registrazione. Va bene? Sì, ora sì. Bene. Ok. Vabbè, presentalo tu. Okay. L'intervento di Roberto è tokenizzare il Panopticon, privacy, sorveglianza e consenso nella società disintermediata. Sì, buongiorno a tutti, scusate per un titolo di questo tipo e scusate anche voi per le spalle, qui ci sono una serie di vincoli, devono riprendermi, insomma c'è anche il vincolo dell'audio. Comunque il tema di cui vogliamo parlare oggi è un tema abbastanza vasto, io però vi dico già subito che non solo non ho preparato le slide, quindi rompo il protocollo da questo punto di vista, non ho neanche preparato il discorso, quindi andremo a braccio e voi interrompetevi, io farei 45 minuti ma interrompetemi nel momento in cui ho 45 minuti sono passati oppure vi siete stancati di sentirmi e vi pregherei anche di interloquire insomma il più possibile, nel senso che vorrei che non fosse semplicemente una lezione frontale, anche perché non sarebbe la sede adatta. E poi io, come avrete capito, odio parlare ex cattedra, mi piace che qualunque occasione come questa diventi un'occasione di scambio, non quindi uno a molti, ma molti a molti. Quindi vi prego, rompete anche voi il protocollo e interrompetevi quando volete. Quindi si parlava di Panopticon. Cos'è il Panopticon? Lo sappiamo tutti, sappiamo che questo modello che Benta pensa in una fase dell'illuminismo che ormai volge al termine, un modello che Benta pensa per risolvere questo problema. Come far sì che i delinquenti smettano di essere tali? Le strade naturalmente dal suo punto di vista erano due: una tramite pene pesanti, l'altra tramite una rieducazione, ma una rieducazione sui generis, perché non si trattava tanto, nell'idea di Benta, non si trattava tanto di spingere o magari instaurare un dialogo con quelli che si erano macchiati di reati e quindi subivano una pena detentiva, quanto di sottoporli a una sorveglianza costante, giorno e notte, tutti i giorni e in qualunque momento della loro vita all'interno del carcere, affinché questa continua sorveglianza facesse sentire la pressione della società e in qualche modo incanalasse il comportamento degli individui che avevano deviato dalla retta via verso la redenzione, se vogliamo. Quindi lui si inventa questa sorta di edificio che aveva una pianta circolare letteralmente con al centro un soggetto, un occhio se vogliamo, quindi un soggetto che aveva la possibilità di controllare tutto il perimetro dell'edificio dall'interno e attorno al centro le gabbie in cui sarebbero stati poi chiusi i detenuti. E lui lo dice esplicitamente: affinché il metodo funzioni, appunto la sorveglianza deve essere integrale, quindi non deve esserci nessun momento in cui ai detenuti venga concessa la privacy, perché di questo che si tratta. Ora, questo può sembrare chiaramente un modello distopico, però rendiamoci conto che nell'epoca storica, nel momento storico in cui viene proposto, è forse in realtà un gesto filantropico, perché era chiaramente un invito al sistema penale ad abbandonare metodi punitivi, crudeli
e degradanti per la persona in favore di un metodo che almeno nella testa dell'autore era considerato più umano. Non so voi come la pensate da questo punto di vista, se preferireste essere appunto soggetti a torture e diciamo pene corporali oppure essere sorvegliati H24 in ogni momento della vostra vita, comprese naturalmente tutte le attività intime, tutta la sfera intima dove possiamo vivere. Ora, chiaramente Benta, però non mi rispondete, veramente voi facciamo per alzata di mano chi preferisce le punizioni, diciamo, violente. Quindi preferite la sorveglianza integrale. Nell'una e l'altra, però per lui la poneva come un out-out, no? Out-out. Però il punto è che per Benta quella era semplicemente una riforma del sistema penale. Ma per noi quel tipo, ecco, di prospettiva sta diventando invece qualcosa che riguarda le nostre vite in ogni momento. Pensiamo un attimo, facciamo un balzo di un 150 circa anni in avanti e arriviamo a un testo fondamentale, secondo me, un testo che dovrebbe avere sotto il cuscino, una pietra miliare di quello che è il pensiero critico contemporaneo sul mondo penale, però in generale sul nostro rapporto con il potere, che è sorvegliare e punire di Michel Foucault, naturalmente. Lui cosa fa? Cita Benta. E però naturalmente, siccome il mondo nel frattempo era cambiato, ossia, appunto erano passati oltre un secolo, si chiede se poi quel modello, in effetti, al di là poi della proposta originale, non fosse diventato invece un modello che poteva descrivere in senso lato quello che è l'approccio del potere statale verso chi è soggetto a quel potere, quindi non più soltanto i delinquenti, ma i potenziali delinquenti, cioè noi cittadini. Cosa dice Foucault? Dice, guardate, il potere dello Stato, soprattutto declinato nelle sue forme poliziesche, ha bisogno di una capillarità di penetrazione all'interno della società per poter acquisire quelle informazioni che servono naturalmente alle società di controllo da un lato e dall'altro per lo stesso motivo per cui Benta aveva concepito la sua idea, e cioè per far sentire al cittadino il peso del controllo. Questa è una affermazione abbastanza forte, quindi sorveglianza non soltanto appunto per acquisire, no, da parte, che so, della polizia determinate informazioni per prevenire il reato, ma sorveglianza anche appunto per creare una sorta di condizionamento psicologico sul cittadino che impedisca al cittadino di compiere il reato, non in quanto appunto materialmente dissuaso dalle forze dell'ordine, ma in quanto moralmente dissuaso. In una prospettiva di questo tipo noi ci possiamo chiedere se poi effettivamente le cose siano così o meno. Però se pensiamo un attimo, quindi parliamo di Foucault, che scrive Sorveglier e Punir, negli anni 60, ma se pensiamo per un attimo a forme di società lontane magari dalla nostra esperienza quotidiana, ma che però hanno implementato quel tipo di sorveglianza, quindi ad esempio l'Unione Sovietica o la Cina oggi, la Corea del Nord, che continuano quindi ad implementare quel tipo di sorveglianza, chiediamoci se dopo tutto Foucault non avesse visto lungo, anche perché
attenzione, diciamo che da questo punto di vista forse l'Europa continua a far valere magari dei valori legati anche a una storia che ha messo sempre bene o male l'uomo al suo centro, però attenzione, questa è un'ipotesi, non è detto che sia effettivamente così, però fuori dall'Europa appunto cose del genere sono all'ordine del giorno, e non solo sono all'ordine del giorno, ma funzionano anche. Quindi chiediamoci se questa, particolare forma di rapporto tra il potere e i cittadini non stia in qualche modo prendendo piede anche tra noi, o magari c'è sempre stata anche tra noi in forme che non erano evidenti. Ora, senza scomodare ovviamente 1984, basta aprire un giornale francese, ieri o l'altro ieri, c'è la notizia, molto interessante peraltro, sul fatto che in Francia il governo ha lanciato il primo sistema di identità, di identificazione biometrica di massa, quindi autenticazione attraverso il riconoscimento facciale e naturalmente la combinazione di questo riconoscimento con dati che il cittadino avrebbe su una sua carta, su un microchip, o magari diciamo, nel modello proposto ad oggi appunto il cittadino viene dotato di una sua diciamo chiave, di una sua carta identità elettronica contenente anche appunto dati per il riconoscimento facciale. Però possiamo anche pensare ad un modello invece in cui il riconoscimento facciale viene fatto, ma il match con l'identità viene poi fatta centralmente, quindi dal Ministero degli Interni o comunque dall'autorità statale. E questo è interessante, perché cosa significa? Beh, significa che anche noi ci stiamo muovendo in quella direzione. Signori, guardate, io ho naturalmente ho seguito come un po' tutti anche tutto il dibattito che c'è stato in Italia nei mesi scorsi in merito al riconoscimento facciale per i dipendenti pubblici e così via. È chiaro che il garante naturalmente ha sanzionato la cosa, ma è anche chiaro, secondo me, che ci stiamo comunque muovendo in quella direzione. Ora, dal mio punto di vista, questo non è né un bene né un male, no? La questione è che necessariamente nel momento in cui gli strumenti digitali ci sono per fare determinate cose, questi strumenti inevitabilmente vengono usati, ora può dire costituito o da privati, ma inevitabilmente vengono usati. Non possiamo immaginare di controllare il, chiamiamolo progresso, dove non stiamo dando nessuna accezione positiva e neppure negativa a questa parola, ma comunque non possiamo pensare di arrestare il progresso tecnologico attraverso degli apparati normativi. Il che non significa che la norma non abbia la sua importanza, anzi, al contrario, la norma è essenziale, però la norma non può nascondere la testa sotto la sabbia. La norma deve invece, non dico scendere a patti, ma comprendere, entrare nella natura di quelli che sono gli strumenti nuovi che la tecnologia mette a disposizione, e una volta capito come funzionano, allora può regolarli. Per quanto riguarda appunto il discorso del riconoscimento facciale, il fatto che in Europa non solo si comincia a parlarne, ma addirittura un governo, uno Stato membro ne faccia, anzi ne abbia fatto un in modo estremamente palese ed esplicito un punto del suo programma, bene, quindi questo è un punto d'attenzione. Se pensiamo a una società che è all'altro estremo di questa di questa gamma, quindi Singapore, un contesto in cui cittadini, società, Stato hanno optato per la massima sorveglianza perché vogliono sicurezza a discapito della privacy, noi non possiamo pensare che questo tipo di scenario
non potrà verificarsi da noi. Attenzione, perché i cittadini hanno voglia di sicurezza. Lo dico, come dire, con realismo, non perché io sia un securitario, anzi, al contrario, io vorrei che in qualche modo il cittadino avesse quanto più possibile, naturalmente nel rispetto di diritti e doveri, ma quanto più possibile libertà da quello che è il controllo statale. Però il cittadino, d'altra parte, ha bisogno di sicurezza. Se guardiamo le persone che sono in questa sala, io non vedo, magari ci sono, ma credo siamo tutti un po' persone che si occupano di privacy per lavoro. Non vedo cittadini. Perché non vedo cittadini? Sì, nonostante sicuramente l'imponente lavoro di organizzazione, eccetera, però questi eventi sono eventi che si rivolgono a un pubblico di diritti e lavori. In generale, tutto il tema della normativa sulla privacy è un tema che al cittadino non interessa, perché non tanto per insipienza o per menefreghismo rispetto a quelli che sono i temi del diritto, ma semplicemente perché il cittadino, se posto davanti al dilemma vuoi più sicurezza o vuoi che la tua privacy venga astrattamente tutelata, lui sicuramente sceglierà, lui o lei sceglieranno la sicurezza. E basta guardare i sondaggi e le statistiche sulla percezione sul numero di reati compiuti anno per anno, ed è paradossale che nonostante il fatto che il numero di reati sia oggettivamente in calo, la percezione che ha il cittadino è invece in peggioramento. Significa che il cittadino si sente meno sicuro, probabilmente perché abbiamo davanti un mondo che è sempre più complesso da decifrare, probabilmente perché c'è una frammentazione della società, quindi c'è un individualismo, anche qui nessun tipo di giudizio morale su questo, è un fenomeno come un altro, ma qualunque sia la causa non possiamo ad oggi dimenticarci questa cosa. E quindi nel momento in cui sappiamo che il cittadino ha a cuore più la sicurezza che la protezione dei suoi dati personali, e allora è essenziale che scenari come quelli legati al riconoscimento facciale siano al centro della nostra riflessione. Ma quello è soltanto un tema. Un altro tema collegato al primo è il tema dell'economia della privacy, perché soprattutto nel nostro paese la privacy è appannaggio sostanzialmente degli operatori del diritto. Questo significa però dal mio punto di vista dare della privacy una visione che è sicuramente essenziale, ma che non esaurisce il problema, perché la privacy è una faccenda molto complessa che ha molti aspetti, che ha aspetti non soltanto giuridici ma aspetti economici, aspetti politici, aspetti sociali e aspetti naturalmente tecnologici. Per quanto riguarda gli aspetti economici, probabilmente io adesso dirò quella che è forse un'eresia in Europa e a fortiori in Italia. Io vorrei che il cittadino avesse non tanto o non soltanto la tutela del dato personale, ma avessimo il controllo su quello che ai nostri dati succede, con possibilità di farne anche un uso, una monetizzazione. In realtà noi in Europa non è vero che non abbiamo una teoria economica della privacy, anzi ne abbiamo una di lunga data, perché dal saggio di Hayek del 45 sulla disciplina economica, sulla teoria economica degli asset informativi in generale, noi abbiamo riflettuto anche in Europa su questo tema. Naturalmente non tanto quanto hanno fatto negli Stati Uniti, che invece hanno, non hanno tanto appunto un atteggiamento, se vogliamo, costituzionalista rispetto a quella che è la privacy, ma hanno un atteggiamento molto più aperto a tematiche di mercato. Però rendiamoci conto che l'economia del dato personale è intrinseca nel dato personale stesso. Perché? Perché il dato personale è informazione, e
dall'informazione deriva, dal possesso dell'informazione deriva una simmetria informativa e quindi la possibilità di estrarre valore per chi quella asimmetria informativa, in quella situazione di asimmetria informativa è nella posizione di vantaggio. Quindi se io per esempio ho un dato che appunto sono il titolare di un certo dato personale, quel dato personale può, nel momento in cui quel dato non viene divulgato, mi mette potenzialmente in condizione di vantaggio rispetto a soggetti terzi. Pensiamo il fatto che, ma immaginiamo, io sono un amministratore delegato di un'azienda, o addirittura il proprietario di un'azienda, il titolare di un'azienda, ho però una malattia che diventerà invalidante e questo potrebbe compromettere i destini dell'azienda. Però io questa cosa non la divulgo, la proteggo. È chiaro che questa situazione mette in vantaggio rispetto a quelli che sono potenziali partner dell'azienda in un rapporto economico, potenziali stakeholder, azionisti o quant'altro. Questo è un esempio forse estremo, però in generale il dato personale appunto permette in qualche modo di creare valore, ma questo lo sappiamo che viviamo in una società in cui il dato è il nuovo petrolio. Però sappiamo anche un'altra cosa, che il mio dato personale, al di là di casi come questi eclatanti, no, dell'amministratore delegato, al di là di questi casi, il dato personale non è qualcosa che io posso, non è qualcosa che io posso facilmente, io che sono il titolare di quel dato, che io posso facilmente trasformare in valore. Perché? Perché quel dato innanzitutto devo aggregarlo ad altri, perché è sostanzialmente l'aggregato, il dato aggregato, il dato inferito, il dato dedotto che ha valore, e per far questo devo poter raccogliere, poter possedere, scusate, non è chiaramente un termine corretto, ma comunque raccogliere i dati di altri, di tanti altri possibilmente, e devo poi avere i mezzi tecnologici per, una volta che ho fatto quella raccolta, per estrarre tramite modelli algoritmici che io addestro attraverso quei dati per estrarne valore. Quindi per esempio una piattaforma come Facebook chiaramente questa operazione la può fare per i due motivi che abbiamo detto, quindi ha accesso a grandi bacini di dati personali e ha poi gli strumenti tecnologici, quindi la potenza computazionale che serve a estrarre appunto da quella immensa mole di dati che potenzialmente presi singolarmente non ci dicono nulla, per estrarre però delle informazioni che invece hanno un valore economico. Quindi se io per esempio so che da solo mi piace, non so, la mattina fare una passeggiata in riva al mare, non significa nulla, ma se so che 60% degli italiani ama fare questa attività, bene, io potrò sicuramente proporre a quel 60%, delle non so, dei prodotti commerciali legati a quell'attività, le scarpe da trekking e così via. È sostanzialmente il dato aggregato che interessa a chi vuole estrarne appunto del valore economico, e per far questo chiaramente sono necessari appunto gli strumenti che dicevamo. Quindi, però qual è il senso? Il senso è che io singolo appunto sono il titolare del mio dato, il soggetto che gestisce la piattaforma digitale non è titolare ma esercita un certo tipo di trattamento, aggregando naturalmente i dati di molti soggetti ottiene un modello da cui generare appunto valore. Però il discorso è simile a quello che si fa con le elezioni, se vogliamo. Perché? Perché è vero che il mio voto non conta nulla, preso come singolo, però se siamo in tanti a votare, allora sì che conta. Quindi il problema è, siccome io da solo non riesco appunto ad estrarre valore, però in realtà chi lo fa sta usando il mio dato, o quindi di tutti noi, il problema è anche, se vogliamo provare a ridistribuire, perché attenzione, questo è un problema ridistributivo, e la privacy in sé ha una natura ridistributiva. Se vogliamo ridistribuire la ricchezza che viene generata da grandi player attraverso i nostri dati, dobbiamo secondo me andare un po' oltre quella che è l'idea
diciamo del link, del collegamento inscindibile tra soggetto titolare di dati e dato stesso, e pensare che sia possibile mettere in piedi un mercato di dati. Attenzione, questo mercato in realtà già esiste, ma esiste tra le aziende, tra i player, i quali si scambiano ovviamente, no? Per esempio la pubblicità online è un esempio, come dire, lampante di questa cosa, i quali si scambiano dati inferiti e dati personali, e lo fanno continuamente. È un mercato immenso. Ora però da questo mercato appunto quello che è il soggetto titolare è tagliato completamente fuori. Quindi secondo me ci sono due passi da fare. Quindi uno, abbiamo detto, dimenticarci un po', dimenticarci forse non è la parola giusta, però comunque ecco, acquisire un certo una certa qual flessibilità, no? Rispetto a quello che è il principio su cui l'Europa in qualche modo ha creato quasi un tabù della non commerciabilità del dato, se vogliamo. E due, mettere naturalmente in campo i sistemi tecnologici che permettano, quindi abilitanti rispetto alla creazione di questo mercato di dati. Si è parlato prima di blockchain, che la blockchain possa o non possa diventare uno strumento abilitante rispetto alla creazione di un mercato di dati, secondo me è un non problema. Perché? Perché la blockchain di per sé quello che può in qualche modo fare è tokenizzare, da cui poi il titolo dell'intervento, quindi rappresentare digitalmente attraverso un asset digitale degli oggetti fisici o immateriali. Questo la blockchain lo può fare. Però non basta, in assoluto non è l'unico strumento che può farlo, comunque non è neppure sufficiente, perché affinché un mercato si crei, un mercato, ripeto, che coinvolga il cittadino, non tra operatori economici, perché quello esiste già ed è salute fin troppo buona, affinché un mercato che coinvolga i cittadini possa nascere, c'è bisogno di una partecipazione in qualche modo del cittadino, una partecipazione attiva del cittadino, una acquisizione di consapevolezza sul fatto che i nostri dati hanno valore. E non soltanto perché ce lo dice il GDPR o ce lo dice la normativa nazionale, ma perché appunto io da quei dati posso ricavare una parte, posso ottenere una parte di quel valore che i grandi player dell'età digitale producono a partire da quei dati. È un po' come la situazione attuale, come se ognuno di noi avesse a casa sua un pozzo di petrolio e non potesse usarlo, ma quel petrolio dovesse essere convogliato in modo forzoso a grandi raffinerie, a petrolieri, i quali sarebbero gli unici ad avere gli strumenti per raffinarlo, i quali però non ci danno nulla in cambio. E il punto quindi è questo: mettere in piedi, quindi riconoscere esplicitamente quello che è il carattere redistributivo in senso economico della privacy. Anche perché il contrario di privacy non è divulgare. La privacy non è divulgare, non è condividere, non è il contrario quello. La privacy è controllo sulla condivisione del dato, non è antonimo, non è il contrario rispetto alla condivisione. Quindi purtroppo secondo me noi in qualche momento noi qui in Europa ci siamo infilati un po' in questa dicotomia. Vedo che qualcuno in platea non è tanto d'accordo, non so su quale parte del... No, secondo me il GDPR si preoccupa anche della circolazione del dato, quindi il fatto di pensare a solo una protezione del dato è un modo di pensare sbagliato. No, che dobbiamo... Scusami, non so qual è il problema. No, Roberto, non arriva. Non ci arrivo, perdonami. No, quello che voglio dire è che secondo me si tratta semplicemente di leggere il GDPR in un altro modo. Cioè il GDPR non si occupa solo di protezione, ma si occupa anche di circolazione. Quindi io devo farlo circolare in un modo corretto. Quindi entrare in questo
come se dovremmo dire, abisso della totale protezione, è quasi una mania, ma in realtà bisogna pensare alla circolazione corretta, che è un'altra cosa, tutto qua. Bene, sono completamente d'accordo con te. Grazie, grazie Monica. Sono completamente d'accordo con quello che dici, però dobbiamo appunto forse anche un attimo farlo, quindi esatto. E quindi questo era il secondo tema, quindi il valore economico del dato o della privacy in sé. L'ultima cosa su cui volevo un attimo trattenermi era invece la questione, gli aspetti politici della privacy. Perché parliamo di aspetti politici? Sia per quello che naturalmente ci sono detti all'inizio, cioè sul fatto che la privacy interseca la sorveglianza, quindi il rapporto tra cittadino e Stato, ma sia anche per un altro motivo, e cioè il fatto che la tutela della privacy sta diventando motivo di scontro rispetto a determinati temi di innovazione tecnologica, soprattutto nel nostro paese. Ora avrete sentito, no? Avete seguito la polemica di questi giorni in cui addirittura il garante si è sentito in dovere di giustificarsi rispetto al fatto che lui non aveva voluto ostacolare la fatturazione elettronica, ma aveva semplicemente assolto a quello che è il suo compito istituzionale. Però non nascondiamoci dietro un dito, no? È chiaro che qualunque tipo di servizio digitale che lo Stato offre è volto sì naturalmente alla semplificazione degli adempimenti, anche se vogliamo a un miglior rapporto con i cittadini, a un rapporto più diretto, alle offerte di servizi migliori, alla trasparenza, è tutto quello che vogliamo, però quella è una faccia della medaglia. L'altra faccia della medaglia è stato il fatto che lo Stato naturalmente approfitta delle piattaforme digitali anche per raccogliere chiaramente informazioni, quindi per una finalità che ricade comunque nel tema della sorveglianza. Ora anche qui, ripeto, non c'è nessun tipo di valutazione etica da parte mia, e nella natura del potere fare questa operazione, perché il potere funziona solo nel momento in cui ha a disposizione informazioni su quelli che sono i suoi soggetti, individui soggetti a quel potere. Non possiamo pensare a un potere che non abbia appunto a sua disposizione informazioni e che tuttavia sia in grado di esercitarlo, quel potere. È impensabile. Il contrasenso di questo è la Cina, no? La Cina che probabilmente è riuscita a mantenere fino ad oggi il suo modello di partito unico, anche perché nell'ultimo decennio e mezzo si è dotata di strumenti digitali di raccolta e processamento massivo delle informazioni sui suoi cittadini. È semplicemente un altro modello di Stato, non, appunto, anche qui mi astengo dal giudizio. Però la disponibilità centralmente da parte dello Stato di ingenti quantità di dati, ingenti quantità di informazioni sui suoi cittadini, nonché naturalmente tra sui rapporti economici e giuridici tra questi cittadini, consente anche una pianificazione migliore. Quindi, se vogliamo, non c'è necessariamente uno scopo punitivo, no, da parte dello Stato, ma c'è anche la volontà di pianificare l'economia, no? Nella maniera migliore possibile. D'altra parte è tipico anche di regimi che hanno a vario titolo implementato il comunismo il decidere a priori quelle che sono le esigenze dei cittadini e cercare di soddisfarle, deciderle a priori. Questa è naturalmente la differenza con gli stati, con i sistemi non totalitari, non possiamo neanche parlare di totalitarismo ormai per la Cina, comunque i sistemi, se vogliamo, che non hanno una pianificazione, un'economia pianificata, perché i sistemi che non hanno l'economia pianificata ma hanno un mercato libero, naturalmente ci si aspetta che sia il cittadino a decidere, ovviamente sempre nei limiti, no, del perimetro dei diritti e doveri, ma ci si aspetta che sia il cittadino a decidere quali sono le proprie esigenze. Vede appunto
caratteristica dei regimi all'economia pianificata è che è lo Stato che decide, lo Stato che stabilisce una lista di bisogni e a quei bisogni cerca di far fronte. Questo lo diceva anche, l'ha detto anche Bauman di recente in uno degli ultimi suoi libri, tra l'altro uno, se vogliamo, lui non faceva mai fatto un'apologia del comunismo, tutt'altro, però dà atto a quelli che sono i regimi comunisti di, o comunque all'economia pianificata, di procedere in questo modo. Quindi avere informazioni da parte dello Stato significa sia poter controllare naturalmente, sia poter pianificare. Al di là della Cina, però, è chiaro che anche da noi la raccolta di informazioni, per esempio di carattere fiscale, è uno strumento per combattere l'evasione, giusto? Sì, probabilmente è così. Però fino a che punto può spingersi quella raccolta di informazioni? Fino a che punto l'Agenzia delle Entrate, per esempio, il MEF, può decidere di estrarre dai dati che vengono forniti anche attraverso sistemi come la fatturazione elettronica, quindi a che punto può estrarre conoscenza, informazioni su quelli che sono i comportamenti fiscali dei cittadini? E nel momento in cui passeremo a un'adozione massiva del denaro elettronico, quindi i pagamenti elettronici, è chiaro che anche lì ci sarà un possibile rischio di quel tipo. Ed è d'altra parte nella natura del nostro paese un po' il fatto che lo Stato nei confronti del cittadino abbia comunque un rapporto che è improntato più allo stargli addosso, no? Che non alla, diciamo così, alla SFR. Probabilmente perché lo Stato conosce bene il suo cittadino, l'italiano, e so bene che l'italiano appena può cercherà di fregarlo. Però questo è di etnologia. Il punto a cui voglio arrivare qual è? Che chi, stando all'interno di questo scenario, chi poi dovrà fare da parte terza, da autorità super partes rispetto a quelli che sono i temi della privacy, non potrà più, dal mio punto di vista, prescindere da entrare nell'agone politico. Perché io prevedo, e appunto i segnali sono già forti in questi ultimi mesi, prevedo che la politica tenterà in ogni momento, in ogni forma possibile di addossare a chi invece tutela il sacrosanto diritto alla privacy le proprie mancanze nella realizzazione di un'agenda digitale. Quindi auguro naturalmente a chi farà il garante privacy ormai da gennaio, perché l'ha combattuto garante ormai da gennaio, ma auguro comunque naturalmente un mandato sereno, però anche la capacità di decifrare quello che è il clima politico, perché non significa naturalmente abbassare le brache davanti al governo, tutt'altro. Ma significa però evitare di farsi mettere in corner, no? Come dicono gli inglesi, di farsi chiudere in corner e appunto di farsi addossare, diciamo, delle colpe che non sono le sue. Bene, se avete domande, che ho finito, ho tirato abbastanza. Io tante. Ringraziamo Roberto, voglio rubarti 5 minuti del tuo tempo perché gli spunti che hai aperto sono diversi. Per una deformazione personale, non professionale, ma personale, quando sento parole come controllo, potere, Stato, tutte quante nella stessa relazione, comincio un po' a tremare perché è qualcosa che mi fa caponare la pelle, diciamo, ma è la realtà dei fatti, quella che tu ci hai raccontato e che a mio parere, da un certo punto di vista, può creare anche un vantaggio per il cittadino. Quindi la detenzione da parte dello Stato di un dato aggregato, per esempio, nell'ambito della sanità può essere un vantaggio notevole, quindi non dobbiamo spaventarci di questo, ma dobbiamo anzi auspicare ed essere noi stessi, noi per primi, ad essere aperti alla condivisione della nostra privacy, del nostro dato personale in questo senso. E direi che insomma hai affrontato il tema del tuo intervento in modo pieno. Se c'è qualcun altro che vuole fare delle domande,
o magari aggiungere qualcosa sulla fatturazione elettronica. In realtà io fino a un minuto prima di essere qui non sapevo cosa avevi detto, lo giuro, non avevo idea di cosa. Loro non mi conoscono, ma io sì, quindi io ero certa che tu saresti arrivato in questa saresti arrivato qui, quindi allora bene, direi grazie che a tutti. Grazie.